Dal piccolo paese di Cavo inizia la grande traversata dell'Elba. La prima tappa sarà di 18 chilometri e mi porterà nel paese di Porto Azzurro. Dopo una breve sosta per ammirare il mausoleo Tonielli, il cammino percorre lungo la Lecceta e poi ridiscende in questo che è l'unico punto un po' disagevole che si percorrerà in questa giornata. Sono arrivata in località Ristoro della Mandolo e ora proseguo il mio trekking da questo lato. La seconda giornata della GTE inizia da Porto Azzurro e arriva a Procchio dopo 21 km percorsi in circa 6 ore. Questa tappa passa all'interno dell'isola, per cui non è molto panoramica. Nella terza tappa della GTE, la Grande Traversata Elbana, si percorrono circa 12 km per arrivare da Procchio a Poggio. Dopo aver attraversato una fattoria con asini e cavalli, si sale verso il Monte Perone che offre una bellissima vista sull'isola e poi si prosegue lungo il sentiero delle farfalle fino ad arrivare sotto al Monte Capanne. Da qui è possibile salire lungo un sentiero attrezzato fino alla vetta del monte più alto dell'Elba. Salendo lungo il sentiero attrezzato, in circa 40 minuti si arriva sulla vetta del Monte Capanne a quota 1016 metri. Per scendere dal Monte Capanne a Poggio occorrono circa 2 ore. Se come me prendete un albergo a Marciana Marina, dovete mettere in conto un'altra ora di cammino. L'ultima tappa della mia GTE Elbana è iniziata con una nebbia e la pioggerellina che mi ha accompagnato in quasi tutti i 12 chilometri percorsi in circa 5 ore e mezza. Quella è Marciana, quella sotto vicino al mare Marciana Marina. Questo è il mio sentiero che farò oggi. Purtroppo non è bel tempo, e comunque anche qui nel crinale, anche ieri c'era vento. In questo tratto si deve passare in questo roccione. Quella è Pomonte, la mia meta. Qui sopra c'è il Monte Capanne, ma stamattina è avvolto dalla nebbia. E questo è il sentiero pieno di pietrischi.
Bellissimo qua sopra, troppi belli questi fiorellini. Qui è stranissimo, prima c'erano tutti i fiori di montagna, qua c'è una distesa di felci. Questo è il tratto di sentiero che va verso il Monte Cenno. Questi sono gli antichi ovili. Ora è uscito il sole e si incomincia a vedere il panorama sulla costa. Scesi dal Monte Cenno si vede finalmente il mare e poi si deve proseguire da questa parte. Questa è la vallata di Pomonte, quello lassù è il Monte Capanne. Io questa mattina ho percorso tutta questa cresta sulla destra per arrivare qui e poi scendere a Pomonte. Questo è l'ultimo tratto del sentiero verso Pomonte. Qua si vede che siamo vicino al paese perché ci sono tutti i terrazzamenti. L'ultimo tratto del sentiero della GTE passa tra i campi di Pomonte. Un ultimo sguardo all'isola d'Elba dal traghetto che mi riporterà a Portoferraio. Così si è conclusa la grande attraversata elbana, 4 giorni nei quali ho percorso circa 65 km.